No, esattamente come lei, insomma, è una partita non decisiva, perché decisiva no, però importante per quello che può essere, perché quello che può essere anche il nostro futuro, diciamo, le prossime quattro partite, anche come giocarle mentalmente, psicologicamente, insomma, a seconda del risultato che scaturirà dalla partita di domani sera. Quindi è fondamentale per quello, insomma, quindi viene in un momento di difficoltà di organico, credo. Anzi, senza credo, al di là delle prestazioni che poi alla fine siamo costretti comunque a valutare, però insomma, oggettivamente questa settimana, che è la settimana l'ultima del turno infrasettimanale, giocato tra l'altro in una condizione climatica anche diversa da quelle invernali, tutte, non solo noi, tutte vorrebbero giocarle con, non dico con la disponibilità completa, perché a questo punto del campionato è normale, fra squalifiche e infortuni. Però insomma, per poter scegliere, invece noi siamo andati a giocare la partita di sabato, dove le scelte erano quasi obbligate, e in un certo senso poi anche inconsciamente abbiamo gestito la partita per questa, perché avremmo rischiato ancora di più, oltre che perdere, rispetto a quello che poi è successo. Quindi è solo quello il rammarico, che in un momento come questo, quindi ci metto anche la partita che verrà a Perugia. Se avessimo avuto, non dico tutti, però quei 4-5 giocatori in più, molto probabilmente anche le scelte, anche le sostituzioni sarebbero state diverse. Però al di là di questo aspetto, insomma, di sfortuna, bisogna comunque, abbiamo la possibilità per venirne fuori già da domani, e domani sarà una partita dove occorrerà molto dispendio di energie fisiche, ma soprattutto di energie nervose. Domani bisognerà essere molto molto bravi sotto quel punto di vista. Da quello che si è dimostrato nei primi 20 minuti è così, anche se adesso ripeto, quello che dico io non deve essere una responsabilità per altri, però non era la maniera con cui avevamo preparato la partita. Anzi, se devo essere sincero, in virtù di tante assenze eravamo quasi costretti a doverla giocare in maniera diversa, insomma, abbiamo cambiato sistema di gioco perché loro negli esterni cioè, avevano, insomma, certe qualità. Poi sai, però l'atteggiamento non tattico, ma l'atteggiamento mentale era troppo remissivo, insomma. Poi dopo il gol invece, fino al secondo gol, abbiamo iniziato a giocare, abbiamo preso campo, però lì insomma è venuta fuori la nostra, per questa partita, proprio sterilità, quasi sufficienza nell'interpretare le azioni offensive. E poi il 2-0, insomma, ci ha messo in una condizione di pensare che rimontare sarebbe stato troppo difficile, invece non era esattamente così. Però ormai è andata la partita, l'abbiamo archiviata non la sera, proprio quando ha fischiato l'arbitro. E ci siamo subito tuffati sulla partita di domani. Allora, noi abbiamo, cioè, recupereremo Abate sicuramente, e sicuramente Curiale e Cito sono tutti e due convocati, adesso vediamo, però insomma hanno smaltito i postumi. Vedete, insomma, se non ci fosse stata la partita infrasettimanale, è normale che c'erano altri 5 giorni per poter preparare. Invece c'è, da un lato, la voglia di recuperarli, dall'altro di mettere in campo comunque i giocatori in grado di fare la prestazione. Poi Caldara è tra i convocati, non sarà disponibile, però insomma sta rientrando nel gruppo, sono, non so, vabbè, Lobue e Zampa sono i due assenti per squalifica. Però insomma, al di là della conta, sono questi giocatori che ritornano, e credo che se ritroviamo Barilla, ritorna dopo la squalifica, se ritroviamo anche un po' di spregiudicatezza, no? Di giocare la partita senza l'assillo, veramente che sia una partita mortale. È una partita importante, ma dopo ce ne sono altre quattro. Nella squadra c'è questa idea che non sia una partita fondamentale, magari sarà No, allora, pressione no, dal punto di vista. c'è l'idea che sia una partita fondamentale, ma non decisiva, non capolinea, insomma. E nel bene e nel male, perché non è che se vinci poi smetti di giocare. Cioè, voglio dire, per le prossime Se quattro, non vinci. se non vinci, devi pensare alle prossime partite. Penso che questo vale anche per gli altri, eh? Non è che siamo i soli lì a dover vincere per forza, insomma. Quanto squalificato.
Sì, no, no, beh, faccio una premessa. Innanzitutto Lanciano è una società che si sta muovendo non bene, ma benissimo in questi anni, perché quando tu cambi gli allenatori, no, e tutti riescono a far bene, l'ultimo, D'Aversa, sta facendo a mio giudizio benissimo, perché non è mai, è sempre più complicato ripetersi, e lui è la sua prima esperienza, quindi credo che sia uno degli allenatori in assoluto di questa categoria che stia facendo meglio, insomma. La squadra propone più o meno le idee tattiche degli allenatori precedenti, però si vede che c'è qualcosa di suo, che questa, insomma, credo che sia una delle qualità migliori in una società che sta operando benissimo. La squadra è composta da giocatori che hanno tante motivazioni, hanno tanta qualità, e quindi non è un caso che hanno perso solo 5 partite fuori casa, perché pur essendo una squadra offensiva sanno difendersi con tanti giocatori, quindi è un bruttissimo cliente, insomma, per noi, e da parte nostra c'è non rispetto di più e anche consapevolezza dell'avversario che andremo ad affrontare. Poi anche l'epilogo della partita con il Pescara, insomma, ha lasciato degli stracci, perché poi alla fine ha portato 4 squalifiche, però non mi fido, nel senso che poi, anzi, questo magari darà forza a giocatori di reagire magari a qualcosa dove si sono sentiti penalizzati, insomma, voglio dire. Quindi brutto cliente, lo sappiamo, lo rispettiamo, e bisogna affrontarlo, e lo affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre che sono venute qui, insomma. Sabato c'era l'assenza di Bertigoni, devo dire che nello scacchiere tattico del nostro gruppo è stata quella che ci penalizza, non per chi lo sostituisce, perché Bertigoni, per caratteristiche, è un giocatore che diventa importante in una difesa 3 e altrettanto affidabile in una difesa 4, insomma, perché sa proporsi, sa difendere, è difensore dentro l'area, è esterno quando attacca, quindi abbiamo, diciamo, cercato, insomma, di sopperire a questo. Poi una situazione che era stata magari per alcuni minuti già provata nelle partite precedenti, adesso domani ovviamente non vi dico come giocheremo, perché questo mi sembra ovvio e scontato, insomma.